Ciao a tutti, visto che è una settimana che non mi trucco, oggi ho proprio voglia di filmare una tipologia di video che mi diverte sempre un sacco e che piace tanto anche a voi, che è Seguo il tutorial di, e vi ho chiesto su Instagram se preferivate Kim Kardashian o Kylie Jenner e ha vinto a mani basse Kylie Jenner. E sono molto contenta perché tra l'altro è un make up sui toni dell'arancione, che sapete è un colore che io amo e magari porta un po' di allegria in questo periodo. E però voglio fare una cosa in più, una challenge nella challenge. Utilizzerò per questo tutorial solo brand italiani, quindi solo trucchi made in Italy, visto che per l'Italia è un periodo anche un po' difficile dal punto di vista economico. Se possiamo sostenere le aziende italiane, sono solo che contenta. Forza e speriamo di riprenderci presto. E direi che possiamo iniziare. Mi sono vestita come lei, con l'accappatoio, con la orecchine che tra l'altro non indossavo da un mese, e vediamo. First, I start with my brows. I already moisturized and put chapstick on. Allora, inizia subito a truccarsi, ma dice che ha già messo la crema viso e il balsamo labbra, quindi anche io vado a mettere la crema viso, questa di Puro Bio idratante per pelle secca, e la lip cream sempre di Puro Bio. Ok, siamo idratate. Prosegue andando a fare per prima cosa le sopracciglia. Usa una matita sopracciglia. Io uso questa di Pupa High Definition, che da una parte ha lo spazzolino e dall'altra la mina sottile. Ora fa una cosa che io non faccio mai, che è andare a definire qua sotto le sopracciglia con il correttore. Quindi userò il correttore Stilo di Bottega Verde. Ha già il pennellino incorporato, è perfetto per fare questa cosa, e lei lo applica anche sulla palpebra come base make up. Poi vado ad applicare un ombretto, diciamo marroncino, di transizione nella piega palpebrale. Io uso il Light Bronzer di Wake Up Cosmetics, che secondo me è perfetto oltre che come bronzer anche come ombretto di transizione nella palpebra, perché è un marroncino opaco molto bello. Tra l'altro, per chi non conoscesse Wake Up Cosmetics, è un brand italiano che è nato l'anno scorso e io ho partecipato proprio all'apertura del negozio, del primo negozio in Corso Buenos Aires. Adesso hanno aperto anche uno store gigante in via Torino a Milano, purtroppo chiuso in questo periodo, e sono molto interessanti come prodotti perché hanno un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Infatti vi metto sicuramente i link di tutti i prodotti che sto dando in info box, e date un'occhiata al sito di Wake Up Cosmetics perché hanno veramente delle promo assurde anche in questi giorni. E ora vi faccio vedere anche altri prodotti di questo brand, visto che magari è un po' più anche sconosciuto, un po' più nuovo. Allora, fa un'altra cosa che io non faccio mai, è applicare un ombretto luminosissimo shimmer per lato bianco qua nell'arcata sopraccigliare. Io di solito uso gli ombretti opachi, invece lei lo mette bello luminoso. Prenderò questo ombretto chiaro, bello, luminoso della palette di Wake Up Cosmetics. Questa è la 01. Lei lo va a applicare qui, direi che è perfetto, è super luminoso come il suo. A questo punto applica su tutta la palpebra un ombretto metallizzato bronzo, e direi che il Color Hira Vibrant Peach è perfetto. Tra l'altro, quanto è bella questa forma all'interno, molto 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 carini, diversi dai soliti. Allora, altra cosa che non ho mai fatto, va ad applicare un ombretto arancione nell'angolo interno dell'occhio. Dice anche lei che è una cosa un po' folle che vuole fare quel giorno, e quindi proviamo. Ci serve un arancione bello carico, e prenderò Frida della palette iconica Cosmify. Qua potrei fare proprio un disastro. Lo applica proprio nell'angolo interno dell'occhio, dice proprio di metterlo nel condotto lacrimale. Allora, con tutto che io amo l'arancione,
Non lo so, vediamo la fine del make-up e capiamo, perché così mi sembra un po' boh, un po' strano. Ok, dice di prendere una salviettina struccante e di rimuovere l'eccesso sotto l'occhio. E dice che lei fa sempre prima gli occhi e poi la base, perché altrimenti l'ombretto cade sulla base. Il che effettivamente non è sbagliato. Io per abitudine di solito faccio il contrario, solo quando faccio dei trucchi proprio un po' più intensi, allora faccio prima gli occhi. Ok, finalmente applica il fondotinta con il pennello. Allora, userò l'Extreme Matte di Pupa, fondotinta matte ad alta copertura. E lo applica con un pennello, io uso il pennello per fondotinta di Kiko. Con il fondotinta che ho usato per il viso, va a definire la parte superiore delle sopracciglia. Quindi col pennellino di prima va a fare questa cosa. Beh, bello questo effetto, le definisce molto di più. Adesso applica il correttore, ma fa un mix tra un correttore più chiaro e un correttore più aranciato per le occhiaie. Quindi andrò a mixare anch'io il correttore di Bottega Verde che ho usato prima, che andrò ad applicare più in quest'area per andare a illuminare sul naso, qua, arco di cupido, mento. Ma vado ad applicare il correttore più aranciato, questo qua di Deborah Milano, di questa palette, qua nell'angolo interno dell'occhio. Allora, finalmente il bronzer, yuppie, tornerò alla vita. E non so se utilizzare il bronzer che ho usato prima per gli occhi o questo qua più sfaccettato, sono entrambi di Wake Up Cosmetics. Inizio con questo qua che ho usato per gli occhi e vediamo. E lo applica molto alto sotto lo zigomo, quindi qua. Oh, mi sento già meglio. Fa un po' così. Mi piace questo bronzer, guardate che bello. L'effetto è super naturale e già così, insomma, la mia faccia è molto molto diversa. Ha creato un'ombra che va a sfinare il viso naturalmente. Molto 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 carino. Ok, a questo punto fa il baking, cosa che io non ho mai fatto. Blender, cipria, fa praticamente una linea netta che va da metà bocca fino all'attaccatura dell'orecchio, così. È come farsi una specie di barba bianca. Tra l'altro dice che è molto molto importante fare il baking dopo aver messo il bronzer, non prima, non sa neanche lei perché, ma solo così viene bene. Ok. Dice che per lei il baking è proprio la parte più importante del make-up perché le rimodella il viso. Vediamo. Vado a rendere le sopracciglia un po' più scure e non è stato facile trovare mascara per sopracciglia di brand italiani. Ne avevo un altro di Neve Cosmetics che è bello l'effetto ma mi secca tantissimo i peletti delle sopracciglia. Invece questo qua di Wake Up devo dire mi piace perché guardate, va a infoltirle, a scurirle, ma con un effetto sempre naturale e non secca, quindi buono. E vediamo cosa fa per le labbra, sono molto curiosa perché le labbra di Kylie Jenner sono iconiche. Allora mette la matita labbra a occhi chiusi, dice che le piace farlo così. Forse quella che si avvicina più al suo colore è questa di Nabla, Velvet Liner. Inizia facendo la parte inferiore, dice che la applica anche all'interno delle labbra. Il labbro superiore lo fa a occhi chiusi. Proviamo. Spero di non aver fatto disastri. Ah, perfetto. Cioè, per
per qualche strana ragione sono venute bene. Forse perché occhi chiusi, seguendo solo a senso la forma delle labbra, viene più l'effetto labbra voluminose. Interessante questa tecnica. Ok, applica un rossetto super nude, quindi direi che potrei applicare questo di Pupa della linea Natural Side, che mi sembra molto simile anche alla matita che ho applicato. Sì, è identico. Bello, ci sta. Non mi aspettavo questo dopo il make-up labbra, ma prende un ombretto marroncino e va leggermente a definire sotto l'occhio, quindi a dare un po' più di intensità. Io prendo sempre della linea Colorira, però il Golden Honey, che è un marroncino scuro, leggermente shimmer. Beh, direi che ci sta. Va ad aggiungere un po' di intensità, ma in modo molto molto leggero. Riprendo l'arancione di prima e lo vado a mettere qua. Fa anche un po' di contouring al naso. Direi che possiamo usare la stessa cipria, che in realtà è un light bronzer, non è proprio una cipria, infatti si chiama Light Bronze 03. E è un colore molto naturale, vedete? Perfetto anche per fare il contouring al naso, che è leggerissimo. Però, guardate, andiamo a metterla ai lati del nostro naso e in questo modo il naso sembra più dritto, più fine. Lei usa un blush bello rosato. Userò l'Extreme Blush Matte di Pupa. Questi sono nuovissimi, ve li ho fatti vedere anche in un altro video. E questo è lo 020. Sulle guance, ma poi dice che le piace talmente tanto il blush che lo applica anche un po' sul naso, sul mento, sulla fronte, un po' ovunque. E ok, quindi scarichiamo l'eccesso. Andiamo a sfumare il nostro baking. Ora, non so se ha reso la forma del mio viso diversa questo baking, però non è niente di brutto, ecco. Anzi, mi sembra di avere una bella base. Ditemi voi come vi sembra questo baking. Usa sulle ciglia superiori un mascara nero, su quelle inferiori mascara marrone, quindi direi che è perfetto il mio mascara Pink Eyes, made in Italy ovviamente, e che da una parte ha il primer marrone, che useremo sia come primer sopra e come mascara marrone sotto, già che ci siamo. E sopra metteremo il mascara nero. Un trucchetto per fare proprio l'effetto ciglia finte con il mascara è applicarlo in questa maniera. Cioè appoggiate lo scovolino e chiudete l'occhio e allo stesso tempo ruotate il mascara. Ovviamente vale per tutti i mascara. Beh, io non ho l'extension ciglia come lei, però con il mascara direi che ci stiamo avvicinando al suo look finale. Ovviamente non può mancare l'illuminante. Io userò l'illuminante di Nabla, ovviamente anche questo brand italianissimo. Userò Skin Glazing. Stupendo, direi che fa il caso nostro. Lo mette qui. Al centro del naso. Ultimissima cosa che fa, di nuovo blush. Dice che proprio senza il tocco finale di blush non si sente a posto. Quindi di nuovo blush come tocco finale e ci siamo. Ok, si toglie le pin dai capelli. Ultima cosa che fa, ultimissima, applica lo spray fissante. Io uso la nebbia fissante di Neve Cosmetics. Fa asciugare. E questo è il look finale di Kylie Jenner usando solo prodotti make-up italiani. È un look apparentemente molto semplice, sembra che ci abbia messo 5 minuti, ma in realtà ci sono 20.000 prodotti, tantissimi passaggi, però
Il risultato è molto bello, è semplice ma comunque d'effetto secondo me. Però fatemi sapere voi cosa ne pensate, se questo look vi piace, se volete più tutorial di questo tipo dove seguo il makeup di qualche celebrity. Commentate, suggeritemi quali altri makeup potrei rifare. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo prestissimo. Ciao! Ti piace questo makeup? Perché mi volevi leccare il rossetto? Ciao!